Il Palazzo di Giustizia di Firenze è rimasto senza bar o punti di ristoro e per chi, come avvocati, addetti ai lavori e comuni cittadini usufruiscono del complesso, i disagi non mancano. All'interno del palazzo quotidianamente si muovono migliaia di persone e in queste condizioni anche di caldo sarebbe importante potersi approvvigionare di bevande o anche semplicemente poter sostare un attimo. Questo non solo per gli avvocati e il personale giudiziario, ma anche per i testimoni, per le persone che in qualsiasi motivo vengono ad adire al tribunale. Non c'è la possibilità di prendere un caffè, non c'è la possibilità di prendere qualcosa da bere in giornate calde come quelle che stiamo vivendo e quindi c'è un disagio perché manca, come tutte quelle volte che ci sono disagi quando mancano i servizi. E anche incredulità, perché è un palazzo di giustizia così grande che non ci abbia un punto di ristoro in tutti questi metri quadri è veramente qualcosa di incredibile. Abbiamo chiuso tutti e due i punti di ristoro per motivi diversi. Il gestore ci ha consegnato le chiavi perché non riusciva più ad andare avanti. L'altro, che abbiamo chiuso il 7 giugno scorso, quindi circa 20 giorni fa, è stato chiuso dopo anni di contenzioso perché già dal 2018 coloro che gestivano il bar all'ingresso principale del tribunale si sono dimostrati inadempienti al pagamento dei canoni, eccetera. Noi inizieremo subito a mettere in atto il bando per la nuova assegnazione che vedrà un unico bando per tutti e due i punti di esercizio. A breve, qualche mese, riapriremo, sicuramente entro fine dell'anno.